Simone Izzo asfalta Cecilia, standing ovation per la regista. Grande Fratello VIP, Simone Izzo contro Cecilia, il pubblico approva la regista, la reazione della Rodriguez. Boato nello studio del Grande Fratello VIP. Il pubblico del reality show si è unito a Simone Izzo e alla sua opinione nei confronti di Cecilia Rodriguez. La regista spera che l'argentina e Ignazio Moser continuino a stare insieme anche una volta spente le luci dei riflettori. In ogni caso, l'ex concorrente della trasmissione condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ha voluto dire a sua proprio in diretta TV, parlando direttamente con la sorella di Belen. La Izzo non ha perso un istante per dire la sua su tutta questa vicenda, che ha visto tornare Francesco Montesinglé e ha visto nascere un sentimento e una grande attrazione fisica tra Moser e la Rodriguez. Simone Izzo senza freni contro Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP, l'inaspettata reazione del pubblico. Simone Izzo ha esternato i suoi dubbi nei confronti della relazione nata tra Cecilia e Ignazio. Io sono felice per voi e però quando tu hai accusato Luca che era tutto preparato e allora ora mi sfiora lo stesso sentimento che ha sfiorato te in quei giorni. Di fronte alle parole della regista, il pubblico in studio si è lasciato andare ad una vera e propria standing ovation. Tutti, o quasi, hanno dimostrato di essere dello stesso parere dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Di fronte agli applausi e alle urla dei fan del reality show, la sorella di Belen non ha potuto far altro che replicare. Sono della teoria che ognuno è libero di pensare quello che vuole pensare. Cecilia e Ignazio, il pubblico non approva, Simone Izzo dice la sua. E alla fine, la Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto modo di capire da che parte sta il pubblico. Il boato delle persone in studio non ha fatto altro che dimostrare come la gran parte della gente non abbia approvato la storia nata all'interno della casa più spiata d'Italia. Ora che i due hanno scoperto di non avere l'approvazione del pubblico, come vivranno le loro emozioni nel corso dei prossimi giorni? Staremo a vedere.